Una piazza gremita fino all'inverosimile la serata del 18 agosto 2017 nella cittadina di Comitini, nell'Agrigentino, dove sono accorsi per il concerto di Fausto Leali fans e simpatizzanti del Vallone che hanno voluto presenziare al concerto del loro Beniamino, sempre apprezzato, nonostante le sue canzoni risalgano a partire dalla fine degli anni 60 e nello specifico al 1967 con il brano A chi, un disco assai gettonato all'epoca. Soddisfatto il numeroso pubblico presente e ancora più soddisfatto il primo cittadino di Comitini, Nino Contino, che così ha commentato l'evento canoro. Con Fausto Leali si chiude la stagione concertistica a Comitini e devo dire che abbiamo avuto poco tempo per preparare l'estate, nel tentativo di dare un po' di gioia e serenità a tutti i nostri concittadini e ai tanti emigrati che in estate ritornano al nostro paese. Comunque l'obiettivo principale che ci eravamo preposto, ha detto il sindaco di Comitini, per quest'anno era finalizzato ad elevare l'immagine di Comitini e creare quell'alone di fascino per far sì che il nostro paese in estate diventasse un punto d'incontro nella provincia e nello stesso tempo per risentirci orgogliosi di essere comitinesi. In parte ci siamo riusciti e in parte no, ma vi assicuro, ha concluso il primo cittadino Contino, che umanamente di più non si poteva fare. Un sogno per il futuro, ha detto il sindaco di Comitini. Di no, Contino, proiettare l'immagine del comune con la nostra cultura, i beni storici e archeologici nel mondo. Dobbiamo ricordare che fra i più grandi successi di Fausto Leale ci sono i brani A chi del 1967, Deborah del 1968, Ancelli Negri, anch'esso del 1968, Io camminerò del 1976, Io amo 1987 e poi ancora Mi manchi del 1988 ed infine Ti lascerò, riconducibile all'anno 1989. Fausto Leale a Comitini, una serata che i comitinese non ne dimenticheranno certamente. Thank you.
Thank you.
Thank you.